Presentato nei giorni scorsi a Via Grande il festival organistico Cantibus Organis, organizzato dal Coro Lirico Siciliano e dalle parrocchie Santa Maria dell'Idria, Via Grande e San Biagio a Viscalori, con il patrocinio del comune di Via Grande. La rassegna è stata affidata alla direzione artistica del giovane maestro Nino Di Blasi. Nino Di Blasi, la tua sfida è parecchio coraggiosa, quella di organizzare una rassegna interamente dedicata all'organo. Saranno 4 concerti durante tutto il mese di novembre a Via Grande. Una sfida musicalmente e artisticamente molto interessante. Certo, non è stata una, come dire, un'avventura da poco, da poca fatica, però oggi, ecco che presentiamo il cartellone degli eventi, posso dire che tutto è completo e si può partire per questa serie di manifestazioni che è molto rara nel nostro territorio. I concerti organistici che solitamente sono di tradizione nord europea o comunque del nord Italia, che vogliamo portare anche nel nostro territorio e che nel territorio etneo, a parte qualche piccolo caso, ecco, qualche piccolo evento, è un unicum, rappresenta appunto un'unicità, un evento che caratterizzerà il mese di novembre non solo a Via Grande ma in tutto il territorio etneo. Come diceva, appunto, saranno 4 concerti itineranti, il 7, l'8, il 14 e il 22 novembre. I primi 2, ossia sabato 7 e domenica 8, si svolgeranno presso la chiesa di San Biagio di Viscalori, ospiti maestri organisti di fama a livello nazionale, quali il maestro Carmelo Scandurra e il maestro Vincenzo Benina il primo giorno, il secondo giorno il compositore acese e organista Angelo Maria Trovato.